Piacere. 6 mesi per salvare una stagione. Oddio, per salvare una stagione. 6 mesi per... La tua. La tua stagione. Sì, la mia stagione non è iniziata benissimo, ma per me adesso è passato, quindi sto cercando di recuperare la forma migliore, visto che comunque 6 mesi che mi manca il campo. E adesso sto pensando solamente a integrarmi bene con i miei compagni, con le nuove idee del nuovo mister, quindi sono in fase di ambientazione. Di quale stagione parli? Io parlo di 6 mesi, ne hai altri 6 mesi? No, all'inizio di questo campionato hai giocato? No. Sì, io ho giocato una partita con Latina e poi le 2 partite di Coppa Italia. Sì, diciamo che sono delle incomprensioni, ma purtroppo ho pagato io alcune situazioni che io non c'entravo niente a livello contrattuale, quindi sono scaturiti questi 6 mesi dove non ho praticamente giocato. Per scadenza hai rinnovato? Questo è successo? No, io ero in scadenza. Poi per volontà del direttore e del mister sono rimasto e poi all'ultimo momento, non so per quale motivo, sono stato messo fuori rosa. Ma al di là di questo, che credo che sia poco importante, io sono proiettato solamente a pensare adesso a Bari. Tra registi solitamente ci si intende due appecchia, invece non mi capite niente. No, diciamo che sono stati 6 mesi dove un po' devo ringraziare tutto lo staff e l'ambiente del Verona, perché ho capito quello che in realtà non vorrei mai essere nella mia vita, sia a livello professionale che umano. Ma al di là di questo, ripeto, è acqua passata. Sono andato via da Verona a testa alta, potendo guardare tutti negli occhi, dal primo all'ultimo che si occupa del Verona, e per me questo è più che sufficiente. Senti, che effetti ti ha fatto? Tu sei considerato un mezzo talento per la B, quasi un mezzo spreco, dico, per la B, no? Non un mezzo talento, un mezzo spreco per la B. E poi fare lo spettatore, che effetto ti ha fatto? No, sono stati 6 mesi veramente duri. Non è stato facile per me allenarmi, cercare di mantenere una buona condizione fisica, vedere i miei compagni che giocano, che condividere lo spogliatoio, un obiettivo comune, no? Quindi è stata dura. Poi ovviamente grazie alla mia famiglia che mi è stata vicino e mi ha supportato. Ti sei integrato adesso anche a Sogliano, tu arrivasti al Verona con lui? Sì, Sean mi ha preso da Genova. Quindi arrivato insieme. Sì. Essere grato che ti ha prelevato da questo chietto. Sean per me è una persona super affidabile, nel senso che quando mi ha chiamato è una persona che ho conosciuto, che ha mantenuto delle parole che aveva speso nei miei confronti all'inizio, che poi ho avuto un piccolo problema e ho avuto paura anche che potesse saltare, no? Quindi persone come Sean ce ne sono poche nel mondo del calcio, dal mio punto di vista, almeno umanamente parlando. E poi dal punto professionale credo che ognuno poi ha la sua opinione, ecco. Hai detto che chiaramente adesso stai cercando di recuperare la tua condizione migliore, no? Perché comunque hai soltanto quelle 3 partite nelle sì. A che punto sei, diciamo, volendo fare un gioco di percentuali oggi, come ti senti? Allora, non so dirti una percentuale, so che qui si lavora tanto, sono arrivato e veramente si lavora con grande intensità, quindi ovviamente sono un po' più indietro rispetto ai miei compagni, ma per me questo non deve essere comunque un alibi, nel senso io sono a disposizione del mister, ovviamente mi serve del tempo, ma ecco, lavoro ogni giorno per ritrovare la forma migliore, ecco. Però se giocare
magari anche in proiezione, cioè sei molto eclettico, insomma, ti ricordo in diverse salse al centrocampo. Qual è la tua collocazione, quella nella quale ti senti più attuale? Il mio ruolo naturale è fatto sempre a mezzala sinistra. Poi per tanti motivi e anche per necessità ho cambiato molto da trequartista, davanti a difesa, da mezzala destra. Quindi l'anno scorso, per dirti, le prime 10 partite le ho fatte tutte da mediano basso perché c'era Viviani infortunato. Però il mio ruolo naturale è mezzala sinistra. Ma quanto tempo lo porto? Un paio di settimane ancora? Sì, penso di sì. Due, tre o due? Ah, non voglio mettermi fretta perché comunque voglio lavorare giorno per giorno e stare bene, questo è il mio obiettivo. Allora, alla luce di quello che ci ha raccontato, no, tante vicissitudini anche all'alba di questo campionato, quante motivazioni hai adesso, no, per questa opportunità in una piazza comunque calda dal punto di vista calcistico come va in Liga? Beh, le motivazioni sono importantissime. Nel momento in cui non avessi più motivazione smetterei subito di giocare a calcio. Io sono venuto qui molto motivato, ovviamente ho una voglia matta di poter giocare, ma devo anche essere realista e non avere fretta, perché poi in questi casi l'avere fretta e l'avere troppa voglia può indurre a fare delle stupidaggini, no? Affrettare un pochettino i tempi, però ho tanta voglia di poter dare una mano, di poter scrivere una pagina importante per questa società, per questo ambiente che anche già col Vicenza è stato bello vedere la curva, è stato molto emozionante. La squadra, che idea ti sei fatto? La squadra, a detta di tutti, è una squadra forte. Io quando ero a Verona si parlava che potevo venire a Bari, tutti i miei compagni di Verona comunque parlano del Bari come una squadra formata da grandi giocatori. Poi è sempre il campo che decide e determina tutto. Sulla carta sicuramente abbiamo delle grosse potenzialità, ora bisogna metterle sul campo e tirare fuori il massimo da ogni partita. Senti, il tuo nome si stava facendo ormai da settimane, però poi sei arrivato soltanto all'ultimo giorno di mercato a Bari. A un certo punto hai temuto che la cosa potesse non andare in porto? Beh, ho temuto perché l'unico motivo per la quale è saltato è che sono stato benissimo 6 mesi, mi sono allenato come un pazzo e poi l'ultimo periodo ho avuto un piccolo problema e parlando un pochettino così abbiamo valutato di aspettare fino all'ultimo in modo da poter arrivare qui a Bari e quantomeno allenarmi con la squadra, quindi era quello l'obiettivo. Poi è chiaro, quando succedono queste cose ti passa un po' tutto per la testa, sai, passare 6 mesi senza giocare, poi all'ultimo momento un infortunio così rischi magari che ti salta tutto e non è stato un buon periodo per me, ecco. Cosa senti di poter dare? Spero di poter aiutare la squadra a poter raggiungere un obiettivo che ovviamente è un obiettivo importante e storico per un ambiente che sicuramente non merita questa categoria. Vai. Sì, Sabelli già lo conoscevo, Capratos un pochettino di meno, però vedendolo queste prime battute, così questa prima settimana, anche sabato ha fatto molto bene, solamente giovani di prospettiva e sicuramente avranno un grosso futuro. Sì, la Grecia è stata un'esperienza incredibile, il pubblico dell'Olympiakos è un pubblico del sud
Sì, è molto caloroso, molto passionale. E quello che ho visto, l'ho confidato anche a qualche mio compagno, no? Alla fine la gente del sud ha qualcosa in più. Senti, la B, tu non ci manchi da 6 stagioni, no? Come l'hai trovata? Sei riuscita bene? Beh, io ho fatto la B con Juve, Napoli, Genova, quindi il livello era più alto, ma perché c'erano queste squadre qui? Chiaro che è cambiato un po' anche 2004, 2007, 2007, 2006-2007. Poi l'ho fatta per un altro anno col Piacenza, però credo che poi il livello si sia abbassato, ma io ho avuto la fortuna di fare una B che era quasi una A per le squadre che c'erano. Quindi. Però credo che la B è sempre un campionato molto molto complicato. Però non senti di esserci un po' per caso, quindi di esserci tornato un po' per caso. Ma per caso non succede mai nulla, tutto è frutto delle scelte che uno fa nella vita. Io molto probabilmente quest'estate ho fatto delle scelte che mi hanno poi portato a venire qui a Bari, quindi non mi sento per caso come non mi sentivo per caso quando ho avuto la fortuna di stare 2 anni in prima squadra a Roma, come quando sono andato all'Olimpicos. Credo che nella vita nulla accade per caso. Senti, Verona in A e poi? Come? Verona in A e poi? O Ma ancora manco Verona? non lo so, non lo so. Cioè, il Verona ha avuto lo slancio di quelle partite iniziali che gli ha dato una spinta mentale in più. Perché se andate a vedere i risultati del Verona dell'ultimo periodo, credo che sia. Se fosse successo un pochettino prima, non so se stavamo parlando del Verona prima in classifica. È una squadra costruita sicuramente per andare su, ha molta pressione. Il campionato di B è molto strano. È molto strano, quindi può succedere di tutto. Di solo di dentro la realtà del Verona, che sono la protagonista perché poi ai margini c'è un abisso tra una squadra, la classifica direbbe che c'è un abisso tra il Verona e il Bari, ci sono più di 10 punti, 12 punti classifica, sono parecchi, no? Ma realmente c'è questo abisso secondo te? Per la prima sensazione che hai avuto guardando il Bari magari qualche volta o stando all'interno di questo spogliatoio? Se ragioniamo a bocce ferme, così parliamo giocatore per giocatore, ti dico di no. Però poi la realtà è questa, che ci sono questi punti qui e quindi molto probabilmente in questo momento c'è questa differenza. Però con lucidità e con logica, se si fa un ragionamento, non credo che una partita secca loro siano così più forti di noi. Come è Esatto, successo tra lo scontro diretto da Bari, sbaglio con me? esatto. Quindi, Te la ricordi quella partita, l'hai sì, vista? l'ho vista. Però poi in Serie B voi mi insegnate che conta la Sì, continuità. Chi ha ragione. ha più continuità nel tempo, alla fine. E il Verona ha avuto quello slancio di 10 partite, sono, che gli ha dato una spinta mentale non indifferente. Conta perché poi quando tu vai in campo e scendi con gente come Pazzini, no? Comunque ti dà un minimo di preoccupazione in più, quindi ti dà più vantaggi sotto l'aspetto mentale che poi l'atto pratico, no? Perché poi vero lui ha fatto 17 gol, sta facendo la differenza, no? Poi è un campione, quindi. Però credo che fa molto più effetto dal punto di vista proprio nell'approccio in una partita, affrontare determinati giocatori. Quando è arrivato quest'estate, probabilmente prima si rompesse qualcosa, perché l'avevi definito simile a Luis Enrique. Io sono cambiato idea e soprattutto invece che ti ricorda Colantuono, se vuoi fare un altro confronto. Così ti rispondo, con l'Antonio non dico niente perché così evito titoloni perché sono stato massacrato. Perché a me è stato detto la metodologia, mi ha detto, ah, come metodologia mi ricorda molto Luis Enrique perché è uno che lavora molto con la palla, quindi mi ha detto, no, ho fatto il Perché paragone. aveva comunque lavorato con Benitez. Sì, no, quindi poi il giorno dopo Luis Enrique uguale a P, cose non veritiere. Però il mister è molto bravo, ha delle idee
che a me piacciono, parlo di Pecchia. Per quanto riguarda il mister Colantuono, ovviamente è un'esperienza, non la scopro di certo io, e mi ha accolto benissimo e sono molto contento per quel poco che ci siamo detti e niente, mi sono messo subito a disposizione e niente, speriamo di raggiungere un obiettivo comune. Ultima domanda. Sì, Leandro, due cose. Innanzitutto, tu sei andato subito in panchina la scorsa settimana, hai detto che insomma ti dovrai un po' dovrai recuperare condizione, secondo te quanto tempo ci vorrà per essere al meglio? E poi il Bari non è ancora andato a segno su punizioni dirette, tu questo colpo ce l'hai, quindi magari potresti dare una mano anche da questo punto di vista. A parte che c'è anche Ciccio che batte Brienza, Sì, per ora non ha segnato che neanche lui. no, per quanto riguarda la mia forma, io sto bene. È chiaro che rispetto ai miei compagni sto un pochettino indietro, questo è inevitabile, questo lo so. Come so anche che in questo momento non conta chi scende in campo, ma conta chi sta meglio, perché poi, soprattutto in questa fase qui, dopo il risultato di Vicenza conta vincere, dare continuità ai risultati. Quindi io sono a disposizione del mister, poi quando il mister riterrà opportuno, in base a come va la settimana, di buttarmi dentro, io sono a disposizione. Punizioni. Le punizioni spero che ci capiano di batterle e speriamo di buttarla dentro più di qualche volta. Ora ci sono due da una parte e due dall'altra, Carano e Brienza sinistro e tu e Lestro Perin. No, sinistra. Sinistro Perin. Va bene? Grazie. 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 No, in bocca al lupo. Un attimo di pazienza che prima c'è già Freddy. Sì, al centro dove c'è il microfono. Prego. Allora, Freddy, ti senti un terzo incontro? No, se no non è... Cioè, se già... parto già col presupposto di partire da terzo, non sarei neanche venuto. Sono qua per ricominciare a allenarmi perché era una situazione un po' complicata là, soprattutto mentale. E sono qua per rimettermi in gioco, Non che soprattutto tu adesso. sia il numero 3, No, però no, si figuri. c'è questo gioco poi del portiere free, no? Che ti Sì. porta, è anche una situazione inusuale per te, no? Quello siamo in tre. Tanto sono in due, io sono a disposizione della squadra del mister. Quando ci sarà bisogno, visto che si può mettere e togliere dalla lista, sono a disposizione. Senti, sei andato via da Avellino, perché? Innanzitutto sono venuto in prestito qua. Avellino è stato un momento un po' particolare, anche mentalmente, appena ho saputo che c'era questa possibilità, sono venuto subito giusto per cambiare un po' e mentalmente avere degli stimoli nuovi. Cioè meglio Bari che Avellino, meglio fare il secondo a Bari che ad Avellino se non fai il terzo. Per come stavo là mentalmente, sì. Almeno. Quindi che è successo? Non sappiamo quali episodi in particolare. No, no, ero proprio nessun episodio in particolare, però Non hai legato avevo. niente. No, non avevo politica, stavo anche bene, però avevo bisogno di cambiare proprio aria per questi mesi e poi Ci racconti un po' di te, sei bravo nelle uscite, sei bravo tra i vedere. pali, ci racconti un po'. Questo è un po' che non gioco, vorrei saperlo Senti, ma pure partita che hai fatto quando è stata? io. L'ultima partita l'anno scorso. Ho fatto due partite, una a Perugia e una a Colentella. Sì. Sempre con la Avellino. Però non so, quando giocherò
lo vedrete voi. Non puoi dirlo tu, non sai dirlo, in cosa no. Senti? Adesso come adesso ho solo bisogno di allenarmi e di rimettermi in forma. La prima partita che hai visto del Bari ha diciamo, incoronato Mikai come migliore in campo. Sì. Lo pensi anche tu? Sì, sì. Ha fatto un'ottima partita, ma come il resto della squadra. Quindi sarà un po' più difficile anche emergere in questa situazione. Quello, ripeto, non è un problema. L'importante è ritrovare la condizione e riprendersi piano piano. Poi, sì, no, no, mi sono allenato, però ripeto, mentalmente non stavo benissimo, quindi non è che mi allenavo sempre al meglio. Invece qua già da subito ho visto poi cioè, l'ambiente, tutti i compagni, ci si allenava. La cultura del lavoro è importante, sì, no? Sì, soprattutto di testa poi. Daniel, ci svegli un retroscena insomma, di quegli ultimi minuti, perché tu sei arrivato a Bari quasi al dongle del mercato, sì. Insomma, mancava poco alla fine, quindi puoi vederti come ti è arrivata la proposta e poi probabilmente quando tu stavi per venire al Bari forse doveva uscire un calciatore da qui, diciamo, non ti saresti probabilmente trovato in questa situazione. Volevo chiedere se questa situazione poi è maturata o se da subito ti hanno fatto capire che c'era questa eventualità, insomma, di essere a disposizione ma di non essere diciamo sempre in panchina. Io aspettavo una chiamata dal mio agente per poter cambiare squadra. Poi all'ultimo minuto mi ha chiamato, mi fa guarda che potremmo andare a Bari e io ho detto senza neanche sapere le condizioni, al momento non sapevo niente, senza saper niente, io ho detto prendiamo, andiamo, io ho detto giusto per cambiare. Poi ho saputo questa cosa ma non c'è nessun problema da parte mia. Prima si parlava di Piazze del Sud che danno sicuramente qualcosa di più dal punto di vista delle motivazioni. Tu hai vissuto sia a Regino che a Bari, cosa ne pensi? Eh sì, la ragione è che a Sud sono molto più calde le tifoserie, sono entrambe, cioè, cantano dall'inizio alla fine nonostante come va la partita e questo dà una grossa mano alla squadra e ai giocatori a non mollare fino alla fine. La tua stagione migliore? L'Albino Leffe ho fatto una stagione 3 anni fa, ho fatto una bella stagione. Partivamo da meno 10 punti per colpa delle penalizzazioni. Di chi era l'anno? L'anno, aspetta perché ne abbiamo cambiati, sì, Gustinetti. C'era però? No? Sì. C'era ancora? C'era lui. Dai, l'ultimo bergamasco qui importante qui a Bari, è stata la fascia del capitano, tu lo conosci, del mezzo, hai parlato, con qualcuno della piazza. No, cioè lo conosco ma non lo conosco di persona, non so dirti che ragazzo possa essere. Sei venuto proprio anche alla cieca senza confrontarti con compagni, no. Che riconoscevi ci sono già stati a Bari. Sapevo della grande piazza e delle ambizioni che ha, della squadra che ha fatto, dello staff, di tutto e sono venuto proprio senza saper niente. Ma l'indicazione è arrivata da quegli altri conoscere, immagino, insomma, è stato con l'attore, chi ha scelto? Non so, mi ha chiamato il direttore là, mi fa, vai a Bari, vai in sede a firmare Avellino, io ho detto sì, vado, sono in sede a Avellino, sono andato e firmato e sono venuto, caricato la macchina e sono venuto. Sì, sì, però sono contento di questa scelta. Poi inizia a fare i giovani del Milan, Daniel. Sì, ho fatto tre fila, sono stato fino a 2 anni di primavera e poi basta. Quindi a vedere Donnarumma titolare che è così giovani esordire una grande squadra vuol dire che sei veramente forte e continuare a tenere il rendimento che ha. Va bene? In parità a Milan, finisco, diciamo, con chi hai condiviso il percorso nel settore giovanile del Milan con quelli che adesso giocano magari in categorie superiori? Furlan giocava con me in primavera. Furlan? Sì. Poi c'era Paloschi, Di Gennaro, comunque Ardeman. Sì, sono stati un po' i giocatori. Ok, grazie a tutti. Grazie mille.